E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi parleremo di una tematica che so che vi piace tantissimo. Allora, parleremo di retrofit, cioè modifica di auto termiche in elettrico. E allora, il retrofit purtroppo in Italia ad oggi non è possibile. In America ogni giorno vengono retrofittate un centinaio, se non pure 500 nuove vetture. Che cos'è il retrofit? Il retrofit è la modifica di un'auto convenzionale, farla diventare infine in elettrico. E come? Togliendo tutto quello che non serve in un'auto normale, cioè il motore, tutta la componentistica fatta, diciamo, per il motore, il serbatoio, la trasmissione, tutto ciò che è endotermico lo tolgono e vanno a montare un motore elettrico, ragazzi. Montano uno o più motori elettrici e montano i pacchi batterie. Bene. Allora, l'America si sa avanti su tutto, l'Italia è sempre dietro su tutto. Il retrofit però nel concreto, ragazzi, conviene sì o conviene no? Il retrofit potrebbe convenire per, diciamo, poter utilizzare le nostre auto. Cioè io ho un'auto di 1, 2, 3 anni, perciò nuova, endotermica, bene, non la voglio cambiare con un'elettrica nuova. Perché? Perché ancora ho le rate da pagare, cioè ancora la mia auto è fresca, però nello stesso tempo mi piacerebbe andare in elettrico. Cosa si può fare? Vai in un centro retrofit, che in Italia non ce ne sono, o meglio, c'è qualcuno, però sono in piccolo, molto piccolo. Loro lavorano su mezzi antichi, cioè le auto antiche, come la vecchia 500, le vecchie, appunto, macchinette piccole, e lì sopra vanno a fare, ecco, questi lavori, né più e né meno. Però sono sempre in piccolo e economicamente sono cari. Perché? Perché appunto non c'è, diciamo, una vasta richiesta e non si può battere il prezzo sulla quantità. Sono lavori comunque che richiedono attenzione, richiedono attrezzature, richiede anche materia prima, anche se l'80% sono tutte componenti cinesi, perché purtroppo la madre della tecnologia è la Cina, non lo dimentichiamo. Perciò fare questa conversione conviene, sì. A me piacerebbe fare la conversione della mia vettura. Perché? Perché, ragazzi, mi piace esteticamente, è comoda, mi piace come è fatta dentro, mi trovo bene anche con gli assemblaggi. E poi, su per giù, a 6 anni, non è né vecchia né nuova. Però onestamente, se potessi, io andrei a fare il retrofit della mia auto. Però, come abbiamo detto, in Italia non è possibile. Ora, cosa succede, ragazzi? Dato che in Italia non è ancora permesso e non credo che sarà mai possibile farlo, modificare quest'auto e farla camminare, o meglio, se tu hai la possibilità economica, puoi modificarti la tua auto, però poi non puoi camminare per strada. Cioè, ecco, la modifica è possibile, però non è possibile camminare per strada, perché si dovrebbe andare in motorizzazione, farla registrare, ci sono pratiche e contropratiche. Ancora in Italia questo settore non è ben conosciuto, perciò potresti avere problemi con chi ti fa il test. Ci vogliono componenti
consentiti, ecco, componenti certificati che oggi ancora sono pochissimi. Quelli che ci sono sono a bassa potenza, appunto perché? Perché vengono utilizzati per lo più in macchinette antiche, dove bastano pochi cavalli per andare. Invece se uno vuole fare un'auto come la mia, che pesa un macello, che è grande, che ci vuole potenza per farla muovere, e lì già devono cambiare le componentistiche, sia batterie che controller che motore stesso. Il motore stesso deve essere molto molto più grande. Comunque va bene. Il problema oggi qual è? Che tutte le case automobilistiche ormai hanno recepito il messaggio, perciò sì elettrico. Tutte cosa stanno facendo? Prima la Smart, la prima di tutti. La Smart ha smesso di produrre ormai da mesi le Smart a combustione ed è completamente passata a produrre quelle elettrico. E poi tutte le altre piano piano stanno andando su quella, diciamo, su quell'arema. Volkswagen, Hyundai, Kia, Renault, tutte ormai sanno che il futuro è elettrico. Però ragazzi, il problema è che in vendute, sia nelle concessionarie che nei magazzini che nei big park, cioè nei grandi parcheggi dedicati appunto alle case costruttrici, ci sono milioni di vetture nuove invendute o anche usate, ma come nuove, usato garantito. Ora, tutte queste vetture che cosa fanno? Vanno a arrugginirsi la ferme dove sono? O le prendono, le schiacciano, cioè un mezzo nuovo, lo vanno, lo schiacciano e lo riciclano? Cioè, mi capite? È una cosa sbagliata. Ma allora perché non si mettevano sotto a studiare 1, 2, 3, 4, 5 kit retrofit formati da motore, controller, batterie? Progettavano una metodologia per andare a fare la conversione, così chi voleva fare la conversione doveva seguire quegli standard. Seguendo quegli standard e utilizzando quel kit, potevano poi camminare per strada. Così facendo, io che ho l'auto come nuova, me la posso convertire e continuare ad utilizzare per decenni, fin quando non mi stanco e non cambio. O anche, nel contempo, utilizzare tutte le vetture che ci sono in concessionaria. Cioè, se tu oggi vai in qualsiasi concessionaria della tua città, hanno almeno una decina, se non ventina, se non trentina di vetture, vari modelli, vari colori, vari allestimenti. Che cosa fanno con quelle? Cioè, se ora loro vogliono solo andare a produrre da zero auto elettriche, perché dicono che per vari motivi tecnici non si può convertire una vecchia vettura in elettrica per pesi sospesi, per problematiche inerenti alle batterie, al posizionamento delle batterie. Va bene, questi problemi ci possono anche essere, ma se andate a studiare una soluzione alternativa, ti faccio un esempio, un sotto telaio, cioè andare a mettere le batterie sotto il telaio della vettura esistente, alzare un pochino gli ammortizzatori, per esempio, e avrai sempre le batterie messe sotto nel telaio. O comunque, ragazzi, in America non se ne creano di questi problemi. Le batterie dove vanno a metterle? Le vanno a mettere nel portabagagli, le vanno a mettere nel vano avanti. Però ok, pro e contro, problemi, problemi, lo so, perché se tu hai un incidente, hai le batterie davanti e la botta arriva alle batterie ed è pericoloso. Se hai le batterie dietro, la botta la prendi dietro, ci sono le batterie, ecco, perciò i problemi tecnici sono questi. Però ragazzi, in America lo fanno. Cioè, se io con la mia vettura fossi stato in America,
con forse 5.000, 6.000, 7.000 euro in base poi al kit più o meno prestazionale che voglio andare a montare. Loro me lo facevano, mi trasformavano la mia vettura. Io conosco un tecnico che si occupa sia di batterie, accumulo, ma anche retrofit, che loro ragazzi fanno qualsiasi vettura, fanno i van, fanno le berline, fanno le sportive, fanno tutto quello che entra dentro il loro garage. Conversione più totale, le batterie le sistemano per come possono, però sempre con attenzione, sempre con certificazioni, garanzie e tutto. Perciò, a detta mia, non so se tu sei d'accordo, le case produttrici, prima di andare a progettare nuove auto e fare nuovi metalli, fare nuove plastiche, fare nuovo inquinamento per produrre queste auto, ma perché non vanno ad adattare le vecchie auto così da fare anche una cosa positiva per la natura, per l'economia anche? Perché ormai quelle auto sono state prodotte, perciò per la casa costruttrice quelle auto sono state un costo che andranno a perdere se non riescono a riutilizzare, a riciclare. Ecco, un'auto nuova, modificata, tolto tutto quello che non serve, messo tutto quello che serve, tu la puoi vendere a un prezzo competitivo. Uno, perché ti fa comodo, perché hai venduto la tua auto scocca carrozzeria, e due, perché è un'elettrica, cioè ti sei anche avvantaggiato, ti sei anche buttato in un settore che è quello del retrofit, cioè modifica vecchio motore endotermico e arrivi al nuovo elettrico. Per me questo è quello che loro devono assolutamente fare, ma già so che non lo faranno perché già si vede. Come ti ho detto, stanno già eliminando le varie catene di produzione e convertendole a elettrico, pure elettrico. Oggi le auto elettriche hanno le batterie nel sottotelaio, sono tutte, diciamo, boxate. Per quanto riguarda la sicurezza, è normale, sono molto più sicure, ragazzi. Però che cosa ne faremo noi delle nostre auto? Sia di quelle già in possesso che in quelle che hanno le case produttrici invendute. Che fine faranno? Non lo so. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, un like, commenta sotto, fammi sapere tu cosa ne pensi. Iscriviti al canale. La campanella, mi raccomando, per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video. Ciao e al prossimo video.